Ciao a tutti, Alessandro, Storie di Mieli. Oggi cosa facciamo? Colazione, il solito caffè con il rumore più bello del mondo che questa mattina casualmente, stupendo, me l'hanno preparato le mie bimbe con la mamma Emeralda. E poi, vabbè, caffè e miele e le buonissime marmellate alla lavanda che Costanza me le stava quasi per finire, stupende, della nostra amica Villa Benny. E cosa facciamo tra pochissimo? Le porto tutte le bimbe e la mamma a raccogliere gli ultimi melari di miele di castagno. La maggior parte sono già in laboratorio, stiamo controllando l'umidità, andiamo a raccogliere gli ultimi, vi farò vedere, cercherò di farli trasportare a loro, cerco di farle lavorare in mezzo ai fiori, in mezzo agli animali, in mezzo agli insetti. È bellissimo, poi le porterò nel nostro terreno dove sto cominciando a tagliare un po' d'erba, che erano mesi che non la tagliavamo, perciò si divertiranno ad esplorare, a guardare un po' a cercare i cervi, a cercare i cinghiali, a cercare le lepri e soprattutto tanti fiori e tanti animaletti. Ciao a tutti, buona giornata, vi faremo vedere dopo i nostri ultimi melari di miele di castagno, che questa sera, oggi pomeriggio, arriveranno in laboratorio anche loro. E sarà la prossima smielatura. Bellissimo, smielatura, divertentissima, bellissima. È un lavoro, ma può essere affrontata anche in maniera piacevole, divertente e istruttiva per grandi e per piccini. Eralda so che sta cercando di organizzare una mattinata qui a Bologna, nella quale eventualmente far partecipare alcuni fortunati a questo procedimento, che è la raccolta del miele direttamente dalle apine, dai melari. Magari 2 giorni prima, un giorno prima andrò a mettere l'apiscampo, come voi sapete benissimo, portarli nella cucina eventualmente di Villa Benny e lì delicatamente smielarli, raccogliere perciò un po' di miele attraverso la centrifuga, attraverso un piccolo decantatore, e ognuno eventualmente si potrà portare a casa anche a fine della mattinata un dolcissimo, coloratissimo vasettino di miele ricordo, tipo souvenir di una delle più belle esperienze dell'estate. Miele che in questo caso potrà avere sicuramente visto che eventualmente è appena smelato, potrà avere alcune tracce di alcune bollicine d'aria che creano poi un po' di schiumina sopra e soprattutto alcuni pezzettini di cera ancora che se si fa così in diretta non c'è tempo di farli bene separare o filtrare, ma anche la cera è squisita da masticare e fra l'altro Eralda racconta sempre che ha anche molteplici aspetti benefici. Ciao a tutti, dalle nostre marmellatine, gelatine di lavanda e mieli, andiamo, tra poco le carico tutte in macchina, è quasi più faticoso andare in giro con tutte loro che con la macchina piena di attrezzatura, ma oggi sarà stupendo, soprattutto voglio provare a far trasportare dalle api alla macchina un melario alle 2 bimbe, le vestirò da apine e glielo farò portare in macchina. Speriamo che riescano, che comincino a capire piano piano, ma già lo fanno, cosa sta dietro ad uno squisito vasetto capire un po' qual è la storia dietro ai mieli che abbiamo sempre nella nostra dispensa e nei nostri pensieri. Ciao a tutti, buona giornata.